I luoghi, tutti i luoghi, sono di due tipi. Quelli destinati alla dimenticanza e quelli destinati al ricordo. I primi sono i luoghi della distrazione, quelli che attraversi senza neanche viverli. Gli altri sono i luoghi della concentrazione, quelli che vivi senza attraversarli. Tra questi c'è un terzo genere di luoghi cui appartengono solo quelli che non sono né destinati alla dimenticanza né al ricordo, ma ad un'eterna contemporaneità. Sono i luoghi dell'anima, dove il nostro essere si nutre e cresce, dove lo spirito del luogo si fonde a quello di chi lo vive, generando una segreta alchimia. Quei luoghi si chiamano case. E se le case sono i luoghi dell'anima, quella destinata ad offrire sicuro albergo agli studenti è la casa delle anime in crescita. Perché se è vero come è vero che tutto quello che siamo è quello che sappiamo, allora la casa che protegge le anime che sanno è una casa diversa, speciale. E il progetto di fare, di quello che era un tempo l'ospedale cittadino e che poi divenne il rettorato del primo semo universitario teramano, una nuova grande casa dello studente, non è un progetto, è un'impresa che sta diventando realtà. Nuova residenza universitaria di Viale Crucioli, finalmente una gran bella realtà. Una realtà straordinaria, è straordinaria perché per la prima volta l'Università di Teramo e la città di Teramo si doteranno di una casa dello studente. Per la prima volta si recupera un manufatto di gran pregio per la storia della città, oltre che per il pregio intrinseco dell'opera, e perché quest'opera si inserisce in un piano più generale di rilancio dell'università e della città. Il prossimo anno, auspicabilmente, verranno aperti tre cantieri: Casa dello Studente, ex manicomio, Polo agrobioveterinario. Credo che questi tre cantieri cambieranno l'immagine dell'Ateneo, ma cambieranno soprattutto l'immagine della città. Se una città vuole essere universitaria, deve dotarsi di strutture universitarie, e per dotarsi di strutture universitarie non si può pensare ormai solo alle aule piuttosto che ai laboratori. È una struttura importante perché penso che l'Università di Teramo sia una delle ottime università, un'università che ha prodotto delle innovazioni, un Ateneo che è riuscito a crescere, ad affermarsi con i numeri e con i fatti in maniera oggettiva rispetto ad altri Atenei, quindi dare un servizio ai giovani studenti dopo anche quello che è accaduto penso che era doveroso da parte delle istituzioni. Noi abbiamo fatto solo il nostro piccolo lavoro di dare questa opportunità in modo che il progetto possa subito iniziare a camminare con velocità, appunto perché già abbiamo perso troppo tempo. Credo che l'università, mi si permetta di dire, tornare almeno il rettorato al centro della città. Quando l'università è al centro della città, crea anche una forma, come devo dire, di vivacità all'interno della città. Gli studenti sciamano, escono, rendono viva la città, studiano, si divertono e anche l'altra parte della comunità si sente un po' più viva. Io credo che questi due aspetti si accompagnino e non possono essere più procrastinati nel tempo. In questo momento la celerità della realizzazione del primo step della casa dello studente e il rettorato al centro della città non sono variabili indipendenti dalla ripresa di questa cittadina. L'università è un punto di forza della città e
quindi come punto di forza, come punto nevralgico, ha bisogno di avere una casa dello studente. Il secondo aspetto è perché andiamo a recuperare un edificio storico, che è quello del vecchio ospedale a Viale Crucioli, e quindi un altro momento importante di recupero di spazi vuoti. Oggi non bisogna più pensare al consumo del suolo, bisogna recuperare spazi vuoti, e quello di Viale Crucioli è uno spazio vuoto importante. Quindi davvero un momento importante nella storia della nostra città, per quello che rappresenta l'università, per quello che rappresenterà la casa dello studente, e anche perché sull'università bisogna continuare ad investire. E investire sull'università diventa non solo utile e non solo necessario, ma addirittura vitale. In un momento nel quale il tremare della terra ha scosso anche le pareti delle nostre paure, esasperando un antico problema. Il problema per Teramo è annoso ed è diventato emergente nel momento in cui col terremoto c'è stato uno spopolamento, perché parecchia popolazione studentesca non si è sentita sicura e risiedeva in immobili poco sicuri o addirittura dichiarati inagibili. Quindi una nuova residenza studentesca che abbia tutti i requisiti di sicurezza, moderna, è sicuramente un'esigenza di Teramo, e lo è tanto più in questo momento per riportare popolazione studentesca su Teramo, perché l'università è un punto importante della vita economica e sociale teramana. Dopodiché c'è anche l'aspetto urbanistico e storico della ristrutturazione di questa residenza, che ha delle caratteristiche peculiari, perché si trova sostanzialmente al centro di Teramo, ha un'area verde e un polmone verde anche per la città, e sono edifici storici che possono venire recuperati, che altrimenti rischierebbero di essere l'ennesimo vuoto urbano della città. Quindi da questo punto di vista è un segnale importante che il Parlamento ha dato. Io credo che si possa lavorare ancora in Parlamento per costruire quello che all'inizio volevamo fare, cioè una deroga al bando sostanziale per l'AZU di Teramo in considerazione del terremoto. Il Ministero della Pubblica Istruzione dell'Istruzione dell'Università non ha recepito la nostra idea, perciò poi si è individuata la strada di 3 milioni di euro forfettari da dare all'AZU, e devo ringraziare il Ministero dell'Economia che ha dato la disponibilità per 3 milioni di euro, però io credo che nei successivi decreti, anche in questo che in questo momento è in lettura alla Camera, noi potremo riproporre anche la vecchia ipotesi che, voglio ricordare, dà la possibilità invece, senza l'alea del bando, all'AZU di andare avanti fino alla fine. Naturalmente questa possibilità c'è anche oggi, ma insomma dobbiamo vigilare perché si vada avanti, perché noi non solo vogliamo una bella residenza studentesca efficiente e che ristrutturi un'area importante di Teramo, ma la vogliamo e dobbiamo pretenderla anche in tempi molto brevi, perché questa è l'emergenza anche della città, di riportare in centro delle funzioni, della vita, dell'attività sociale ed economica. Grazie alla Casa dello Studente nascerà la rinascita, dunque. Ma perché tutto questo avvenga, perché il sogno si realizzi, è necessario che si faccia in fretta, che i tempi degli uomini seguano quelli delle idee. Il percorso per la realizzazione della Casa dello Studente sta procedendo celermente. L'accordo di programma che verrà stipulato fra il Comune, l'Università degli Studi di Teramo e l'AZU appunto dimostra la velocità con cui stiamo raggiungendo l'obiettivo, che sarà quello ovviamente di realizzare in Viale Crucioli questo studentato universitario. Teramo ha bisogno di questa struttura, l'Università di Teramo ne ha soprattutto bisogno. Beh, assolutamente sì, l'Università ne sente il bisogno, l'Azienda per il diritto allo studio ne rappresenta il braccio operativo, credo che di tutto questo ne tragga beneficio anche la città, perché effettivamente quello studentato contribuirà a riqualificare parte del tessuto urbano della città. Se belle sono le idee, se grandi sono le prospettive, non da meno può essere il progetto che farà di un antico ospedale una modernissima casa dello studente. Ci soddisfa molto il progetto che abbiamo poi prodotto per la partecipazione del bando da dare 8 del Ministero. Il bando è scaduto il 9 di maggio, è stata veramente un'avventura che è iniziata dall'inizio dell'anno.
il percorso è stato molto articolato e complesso, comunque abbiamo fatto tutti gli step e tutte le tappe, tutto rispettato il cronoprogramma dei lavori, grazie al supporto eccezionale di questi quattro ragazzi che hanno fatto queste borse di formazione, abbiamo creato queste borse di formazione, quattro, siamo stati molto fortunati, questi quattro ragazzi, due ingegneri, due neoingegneri e due neoarchitetti che stanno approcciandosi ad arrivare nella vita professionale e si stanno iscrivendo agli ordini professionali, quindi grazie a loro e a tutta la struttura, alla struttura dell'azienda, cioè siamo riusciti a raggiungere questo obiettivo. Il progetto a nostro avviso ci soddisfa, è un bel progetto. Riguarda appunto il recupero e il riuso di un ambito urbano importante per Teramo, anche sia in termini di estensione che anche di superficie, che è questo l'ex nosocomio del comune di Teramo, che da tempo, oramai da diversi anni, è stato abbandonato dall'università spostandosi al polo di Costa Sant'Agostino. Quindi è un recupero, una rigenerazione urbana perfettamente in tema col dibattito nazionale, ma oltre a questo c'è una rigenerazione urbana di un bene culturale e qui è stata la complessità, quindi arrivare all'imposizione del vincolo, il dettaglio del vincolo e come intervenire in un bene culturale. Interveniamo con due fasi, due elementi importanti principali, un restauro filologico dell'edificio principale, quello è avanti all'edificio, con la riapertura verso la città e quindi con l'eliminazione della siepe centrale, della recinzione, proprio per riappropriarsi la città di Teramo, come dire, ricolloquiare con questo edificio principale che è importante, che è anche rappresentativo, eliminando tutte le superfetazioni che si sono susseguite negli anni, in particolar modo negli anni 60 c'è stata una sopraelevazione con due corpi di fabbrica davanti che hanno soffocato l'edificio principale, ma ancorché il porticato e l'ingresso. E questo edificio principale verrà destinato a affari, aspetti generali, quindi ci sarà un ristorante, ci sarà la lavanderia, ci sarà lo sportello, ci sarà un infopoint, ci saranno gli uffici dell'azienda, ci sarà una palestra, ci sarà anche impianti sportivi e quindi tutta la parte diciamo generale. Invece la residenza universitaria vera e propria sarà nell'edificio retrostante. L'edificio retrostante che riguarderà in una prima fase la parte principale e quindi la facciata che rivolge verso l'edificio A, un recupero, mentre l'edificio appena dietro si verrà costruita la vera e propria casa residenza universitaria. Lo stesso sarà per la palazzina che sta sulla via retrostante, quindi la demolizione e ricostruzione di questo edificio. Quali sono state le chiavi di lettura di questa progettazione? La progettazione l'abbiamo poi identificata all'interno di un sottotitolo e quindi sulla tavola, lo ritroverete su tutte le tavole, su tutti gli elaborati del progetto, è una progettazione universale, sostenibile e sicura. Progettazione universale, si riferisce alla direttiva delle Nazioni Unite in riferimento all'accessibilità, l'accessibilità degli edifici in tutti i suoi aspetti, quindi negli aspetti non solamente per chi ha difficoltà deambulatorie, ma anche per chi ha difficoltà uditive o visive. E quindi, ed è totalmente, tutto il complesso è accessibile e non solo la parte diciamo relegata agli aspetti legislativi nazionali che sono riferiti appunto all'applicazione delle barriere architettoniche, la normativa specifica, ma è l'intero edificio, così come si è l'ispirazione appunto della direttiva dell'ONU. Quindi è l'intero complesso, tutte le stanze, tutti gli accessi, tutte le scale, tutti i passaggi sono accessibili ai non udienti, ai non vedenti e a chi ha difficoltà deambulatorie. Quindi progettazione universale. Perché sostenibile? È sostenibile perché ci sono tutta una serie di elementi che danno una condizione, ma non solo per aiutarci nella fase di gestione a diminuire i costi, ma anche perché ci sembrava interessante e importante dare un segnale a questi agli studenti, a questi giovani ragazzi, a vivere un ambiente che tenga conto, in particolar modo in particolare attenzione la parte della sostenibilità e quindi riguarda tutto l'efficientamento energetico, quindi stiamo in classe A, A2 e A3, quindi a altissima efficienza energetica, di efficienza energetica, ma anche nella produzione, quindi si produrrà energia elettrica per mezzo di impianti fotovoltaici adeguati e idonei per la capacità, l'assorbimento energetico che ci sta all'interno dell'edificio. E l'altra parte è prevista uno stoccaggio di energia, quindi pile di batterie di stoccaggio di energia per poterlo utilizzare poi la parte notte quando appunto il sole non c'è.
e quindi c'è produzione di energia elettrica, minimo consumo di energia elettrica e stoccaggio di energia. L'altra questione della sostenibilità è sull'aspetto dei rifiuti, c'è tutta una canalizzazione di rifiuti per poter classificare e differenziare i rifiuti con delle condotte specifiche appunto che contengono questi rifiuti, e quindi delle singole abitazioni vanno confluite separatamente all'interno dei contenitori che stanno a -1 e che poi vengono trasportati e portati verso l'esterno. Ma la cosa importante invece è la parte umida. Nella parte umida invece è previsto una compostiera di comunità che servirà l'impianto, è previsto per 13 tonnellate, per una produzione di 3-4 tonnellate l'anno di compost che verrà utilizzato per i giardini. Questo qui verrà alimentato, mischiato ulteriormente con del cippato che deriverà appunto dalle potature. E questo qui potrà essere usato eventualmente, poi vediamo un attimo, se potremmo pensare anche a fare un accordo con la Team, ma comunque un accordo con chi gestisce i rifiuti nella città di Teramo, poterlo diventare poi compostiera di comunità anche per il quartiere eventualmente, e far confluire lì anche l'umido di altre strutture commerciali o di altre strutture che stanno. Quindi questa è la parte della sostenibilità. Poi la sicurezza. La sicurezza riguarda la parte sismica, ovviamente, quindi c'è l'adeguamento sismico quasi a parametro 1 dell'edificio A, invece per quanto riguarda l'edificio nuovo ovviamente sarà a norma e quindi sarà tutto in acciaio. Utilizzeremo l'acciaio come struttura portante perché lo utilizzeremo per la velocità di cantiere e quindi sarà molto più veloce nell'impianto di cantiere nella realizzazione perché vorremmo arrivare il più presto possibile, poi nel momento in cui riusciremo ad avere questi finanziamenti nazionali, alla realizzazione di questo edificio. E la sicurezza è anche dovuta agli accessi sarà tutto in controllo remoto, quindi ci saranno spazi controllati non solo in videocamera eccetera, ma anche negli accessi differenziati per i lavoratori, per gli studenti, per gli ospiti, per coloro che andranno a utilizzare, i cittadini teramani che andranno a utilizzare gli impianti sportivi eccetera, quindi sono tutti accessi remotizzati e che verranno controllati. Ed è fin troppo facile intuire come un progetto come questo non possa non generare positive ricadute su tutto il territorio provinciale. Per la provincia è importante perché l'università e tutto ciò che ruota intorno è un patrimonio non solo di Teramo città, ma di tutta la provincia, come è dimostrato dal fatto che tutti i sindaci all'unanimità hanno approvato un emendamento in sede di assemblea che mirava appunto a far finanziare la casa dello studente per 9 milioni. La risposta è stata parziale per 3 milioni, ma io tornerò alla carica parlando direttamente con la responsabile dell'edilizia scolastica distaccata presso la Dicomac di Rieti, con cui ho già avuto in passato dei rapporti per altre situazioni. Tutto è pronto dunque per partire. L'accordo tra Comune, Università e ATSU è stato sottoscritto. I primi fondi sono stati stanziati. Si può cominciare a guardare al futuro. Riportare la casa dello studente all'interno della città, nel cuore della città, è importante perché determinerà un rapporto più stretto tra università e città, tra università e studenti, tra città e universitari, che il rapporto è stato sempre molto difficile. Non si è mai riusciti a trovare una giusta sintesi in questo rapporto. È anche compito nostro, compito delle istituzioni e anche compito della cittadinanza, ad accogliere questi ragazzi che vengono qui per studiare, ma vengono qui anche per vivere una città che insomma da questo punto di vista andrebbe migliorata. Credo che si possa esprimere il massimo della soddisfazione per l'importante risultato che abbiamo ottenuto con l'impegno parlamentare, mi piace dire, di tutte le forze politiche, in maniera particolare del Partito Democratico, che è maggioranza assoluta alla Camera, e del sottoscritto, che in quella commissione è il punto di riferimento, insomma. Di grande soddisfazione perché è un'opera importante, soprattutto in un momento di grande incertezza come quella che sta attraversando la comunità teramana, il post terremoto, insomma. Credo che dare certezze da questo punto di vista rappresenti un punto fermo, e se soprattutto le istituzioni mostrano di crederci, credo che una forma di accompagnamento ci venga poi dalla considerazione della comunità
dei teramani, degli studenti, insomma. Questo è il primo step, stiamo lavorando adesso per avere a breve un incontro con i rappresentanti del Ministero affinché mettano immediatamente a disposizione la somma già stanziata, questo di 3 milioni e poi gli altri 6 milioni cercheremo o con un provvedimento successivo o con la 388 di completare l'opera. Veramente grande soddisfazione. Abbiamo colto l'occasione del decreto 8 in fase di conversione per dare la possibilità subito all'Ateneo di poter dar seguito ai loro progetti con uno stanziamento di 3 milioni, uno stanziamento iniziale, certamente farà seguito altri fondi che il MIUR metterà a disposizione. Un risultato importante, frutto anche di un lavoro sinergico insieme agli altri colleghi parlamentari della provincia di Teramo e della regione Abruzzo. Penso che tutti insieme abbiamo fatto complessivamente per l'ADSU e anche per tutto il nostro territorio un buon lavoro. L'università è un nostro patrimonio e oggi le università si scelgono per eccellenza della didattica, per eccellenza della qualità scientifica, ma si scelgono anche per i servizi. Il primo servizio è quello della residenza e purtroppo in una città terremotata come noi siamo, è brutto dirlo ma e a questo dobbiamo abituarci, cioè che è sismica e in una zona sismica importante avere una residenza insomma sismicamente sicura e anche dotata dei servizi più moderni è una cosa che qualifica moltissimo l'offerta universitaria. E se l'offerta universitaria migliora, migliora anche la visibilità della città, quindi migliora la qualità stessa della vita. E in primis per gli studenti e quindi per l'università, e in secondo luogo sicuramente anche per la città, che ne trarrà beneficio ovviamente da giovani che graviteranno all'interno della città, che torneranno a rendere probabilmente molto vivi anche le vie cittadine, ma soprattutto direi l'università, ecco, questo è il punto focale. Non voglio qui ricordare i lunghi anni in cui si è pensato di realizzare la Casa dello Studente nella vecchia sede, lì a margine di Colle Parco. Siamo riusciti, proprio per questo importante lavoro in sinergia fatto con ADSU e Università, con gli uffici dell'ADSU e gli uffici dell'Università, a concretizzare in pochi mesi un progetto che si attendeva da decenni. E siamo riusciti a farlo, inserendolo nel progetto più ampio che dicevo, anche immaginando un riutilizzo dell'ex Casa dello Studente, in cui verranno realizzati degli impianti pilota grazie alla realizzazione del polo agrobioveterinario in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico, e saranno impianti pilota che serviranno non solo ai nostri studenti, non solo ai nostri ricercatori per i progetti di ricerca assai importanti che stanno realizzando, ma verranno messi a disposizione di tutte le imprese che operano nell'agrobioveterinario per poter testare nuove modalità, nuovi processi produttivi. Io credo che in questo modo si realizzi una sinergia fra università, ADSU naturalmente, ma anche tutti gli operatori economici del territorio, che giustifica tutto l'impegno che congiuntamente stiamo riservando a questo progetto. Ed ecco che all'improvviso, nel dettaglio di un progetto che sembrava pensato per dare a Teramo la sua Casa dello Studente, si intuisce il progetto di quel far nascere la rinascita di Teramo. La Casa dello Studente, dunque, come seme di un'idea nuova, come progetto primo di tanti altri progetti, come schiudersi di una nuova visione del futuro. Di un futuro nel quale ci sentiremo tutti a casa. Boss.